Abbiamo l'appuntamento con la 18ª giornata nazionale dell'unità. Sì, esatto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te, grazie. Sì, abbiamo questo appuntamento in tutte le piazze italiane, piazze, parrocchie, e siamo lì per offrire i nostri ulivi o le nostre palme. L'ulivo insegno anche di pace, di pace, solidarietà, esatto. È stata una puntata dedicata tanto all'amore verso il prossimo di ogni specie. La giornata dell'unità, noi sappiamo, la realtà dell'unità di quanto fa, lo sappiamo. Come verranno utilizzati anche i fondi raccolti dopo questa campagna? Dunque, la raccolta di questi fondi servirà a sostenere tutti i progetti dell'Unitalsi, a partire per esempio dai pellegrinaggi che noi facciamo a Lourdes in primis, ma poi negli altri santuari, in Terra Santa, a Loreto, a Fatima, e servirà anche a sostenere tutte le case d'accoglienza, le case famiglia che noi abbiamo. Tantissime anche nella capitale, tante anche assolutamente. Nel Lazio. E accolgono genitori di bambini, soprattutto genitori di bambini che sono ricoverati negli ospedali, famiglie che purtroppo non possono permettersi di essere fuori sede, quindi di seguire il bambino, di permettersi un albergo o comunque una casa. E noi mettiamo a disposizione queste case con... Una grande realtà, l'Unitalsi che ben conosciamo, è un lavoro quello vostro quotidiano che affianca anche le grandi maestranze, le grandi professionalità, le istituzioni che abbiamo da questo punto di vista. Un lavoro fondamentale che bisogna supportare. Sì, assolutamente. E prendo l'occasione per ringraziare tutti i volontari. Siamo tanti, ma abbiamo bisogno ancora di più volontari. Quindi io faccio questo invito, insomma, chiunque volesse fare questa esperienza bellissima di aiutare le persone che hanno bisogno, comunque fasce più deboli. Sicuramente è un'esperienza non semplice, è un'esperienza che però dà tanto, non tanto. Dà tantissimo, è un'esperienza che si fa sia a livello personale, come esperienza proprio di volontariato, sia è un'esperienza che dà tantissimo. E io invito anche i giovani, perché i giovani hanno veramente un gran bisogno di dare e di ricevere, ed è fondamentale. Quindi noi abbiamo tanti giovani, abbiamo avuto un pellegrinaggio giovani a Loreto la scorsa settimana. Sono grandi numeri anche nel Lazio, quelli dell'unità. Grandi numeri non solo dei volontari impegnati, grandi numeri anche delle opere e delle realtà che voi supportate ed aiutate quotidianamente. Assolutamente, assolutamente. Questo per noi è un grande orgoglio quando riusciamo a fare questo. Questi sono i grandi numeri delle associazioni che da sempre lavorano a fianco delle istituzioni. Noi vi ringraziamo, ricordiamo ancora un piccolo omaggio, un piccolo pensiero per portare un olivo, un segno di pace, e siamo anche a ridosso di Pasqua, quindi ci siamo, ormai siamo arrivati, 18ª giornata nazionale, Unitalsi, per riconoscere, raccontare e ricordare che abbiamo bisogno di noi. Grazie, grazie Antonella per essere stata con noi, e noi parliamo delle segnalazioni, resta con noi così li vedrai.